Ciao a tutti, eccomi tornata con un nuovo video. Questo è un aggiornamento peso barra riflessioni e ho l'impressione che sarà un video un po' lunghetto e probabilmente un po' serioso, quindi se non ne avete voglia chiudete, chi se ne frega, comunque la dieta procede bene, ve lo dico subito, così siete tranquilli e basta. Dico che ho l'impressione che questo video sarà un po' lunghetto perché non è la prima volta che lo registro. È tipo la terza, e tutte le volte non l'ho pubblicato perché veniva una roba, un mattone lunghissimo e non sapevo se era il caso di pubblicarlo o no, insomma così. Invece di partire come al solito su come va la mia vita in generale, partiamo direttamente dalla dieta. Premessa, la dieta sta andando molto bene, procede diciamo abbastanza bene. Dall'ultimo aggiornamento peso, io ora non mi ricordo esattamente quanto pesavo, però penso di aver perso circa 2,5 kg, così, quindi vabbè, più o meno nell'ultimo mese. Quindi procede. C'è stato un periodo in cui, ve l'avevo già accennato nell'ultimo aggiornamento peso, facevo veramente fatica a mangiare. Ed è una cosa stranissima perché io non sono il tipo che quando sta male non mangia. Invece, vi dico la verità, mi sono addirittura spaventata perché c'è stato un bel 2 o 3 settimane in cui mangiavo pochissimo, veramente poco, e infatti avevo perso una cosa come 5 kg in tutto da quando è successo il patatrack, diciamo. In realtà di quei 5 kg a un certo punto mi sono detta: no, basta, senti, smettila di non mangiare, non è il caso, anche perché sapevo benissimo che fa solo male. E non ne lo facevo per una questione di dieta, lo facevo proprio perché non avevo fame, cioè ero proprio inappetente e non avevo voglia, poi mi era venuto un raffreddore, quindi non sentivo i sapori, eccetera. Ho perso tutti quei chili e mi sono un po' spaventata. Ho detto riprendiamo il controllo. Ho ripreso il controllo, ho cominciato a mangiare tutto quello che mi era stato prescritto, cioè tutto quello che c'è scritto nella dieta io lo mangiavo. Di principio, anche sforzandomi, perché quando cominci a mangiare di meno, poi fai fatica a tornare a mangiare normalmente. E niente, appena ho ripreso a mangiare quello che c'era scritto nella dieta, ho preso 1,5 kg. Vi dico, sono andata una sera a cena, il giorno dopo che ho ricominciato a seguire la dieta, ho avuto una cena con delle persone, che conosco molto poco, che conoscevo molto poco, che ho sempre voluto, con cui ho sempre voluto stringere un rapporto e, ci tenevo a fare bella figura perché sono persone, che mi piacciono e con cui volevo avere un legame, insomma. Mi avevano invitato a cena e quindi ho accettato, ovviamente, e, mi sono detta: non facciamo la schizzinosa, non facciamo quella che sta sempre a dieta, anche perché prima o poi sapranno del canale, quindi. Faccio sempre, cioè, riesco sempre di fare la figura di quella fissata e mangio quello che mi danno, cerco di contenermi. Quella sera, la persona da cui sono stata ha fatto i pizzoccheri, porca vacca, che fra l'altro erano deliziosi. Non so se avete presente, i pizzoccheri sono un piatto, penso. Boh, io lo mangiavo a teglio, cos'è Valtellina? Ora non vorrei dire una cagata. Insomma, montano, correggetemi per favore. Con un commento qui sotto, comunque un piatto molto ricco, molto ricco, molto burroso e io ho mangiato i pizzoccheri e il giorno dopo, fra l'altro ne ho mangiate metà del piatto che mi ha dato e mi ha anche scocciato rifiutare l'altra metà perché veramente, però mi ha dato un piatto gigantesco, era una roba allucinante, poi era delizioso e il giorno dopo io pesavo 1,2 kg in più in una sera e quel 1,2 kg non l'ho più perso, anzi è diventato 1,5 kg. Perché ovviamente quando uno smette di mangiare e poi ricomincia, il corpo cerca di assimilare il più possibile, come è giusto che sia, e quindi quel 1,5 kg non l'ho più perso, non è che non l'ho più perso, l'ho mantenuto anche nei giorni successivi e ora pian pianino sto scendendo normalmente. Quindi dai 5 kg che avevo perso in tutto, vi avevo già detto che avevo perso un paio di 1,5 kg nello scorso aggiornamento, quello del mese scorso, e ora ne ho perso un altro 1,5 kg, insomma, quindi alla fine siamo a 3 kg e qualcosina rispetto a dicembre, per dirci. Ora la dieta sta procedendo abbastanza bene, sto cercando di mantenere, cioè di mangiare solo tutto quello che mi ha prescritto, perché da quando poi ho ricominciato a mangiare mi è ritornato l'appetito e mi sono anche un po' tranquillizzata a livello tipo sentimentale, quindi boh, probabilmente mi è tornato anche per quello. E niente, quindi la dieta procede bene. La palestra procede altrettanto bene.
Sto andando veramente spesso e sto facendo tante ore perché vado durante la settimana 3 volte, 3 volte, anche 4, dipende dalla settimana. Tipo questa settimana sono andata lunedì, mercoledì e oggi che è venerdì. E poi vado tutto il weekend, nel senso che faccio sia il sabato che la domenica mattina tutto il tempo lì. Pensate che io il weekend generalmente lavoro alle ripetizioni e le ho spostate appositamente alle 8:30. Sono molto contenti i miei bambini, perché almeno poi faccio 8:30, 10 le ripetizioni e poi dalle 11, 10, 10 e mezza, e poi dalle 11 all'1 sono in palestra, sia il sabato che la domenica, quindi sono molto contenta. E mi sento un po' più tonica, queste braccia ancora sono mollicce, sono un po' mollicce, però insomma ci stiamo, cioè mi sto dando. Fra l'altro, proprio per quanto riguarda le braccia, sono passata ai pesetti un pochino più pesanti, cioè praticamente quando si fanno i corsi, siccome si fanno milioni di ripetizioni, soprattutto c'è un corso che si chiama Upper Body, quindi soltanto la parte superiore, le braccia, essenzialmente le spalle, si fanno milioni di ripetizioni con sto benedetti pesetti. E io ovviamente sono partita dai pesetti più leggeri, che credo che siano da mezzo chilo, poco più. E mi facevo male e boia a fare gli esercizi con quei pesetti, cioè veramente male da non riuscire più a alzare le braccia. Ora sono passata al chilo e mi sento molto fiera. Certo, sono ancora in fase dolorante perché non riesco, cioè ancora è tanto per me. Marvelina. Ancora è molto, cioè sono pesanti per me, il chilo per me è pesante, però insomma sto migliorando, questa è una gran figata. Mi sento più tonica, mi sento meglio, faccio un po' meno fatica a fare i corsi di tonificazione che avevo detto che sono quelli più tremendi per me. Ho provato dei nuovi corsi, ho provato il jump, che è quello col jump qualcosa, power jump, che è quello col tappeto elastico, che è troppo divertente, è divertentissimo. E fra l'altro è perfetto perché non sforza, stranamente, cioè sforza poco le articolazioni, nel senso che io, ad esempio, fare tanti squat, queste robe qui, mi fanno male le ginocchia perché le metto un po' male. Invece mi sono accorta che quando faccio il super power jump, cioè quello sul tappeto elastico, riesco a, cioè faccio tutti gli esercizi e non mi fa male neanche un po' il ginocchio. E quindi insomma sono contenta perché mi sembra proprio che il tappeto probabilmente attutisca il peso sulle articolazioni. Non lo so, questa è una spiegazione alla buona da una persona che non è assolutamente esperta nel settore. Quindi ho provato a fare quello. Ho provato a fare l'hydrobike, che è pesantissimo, una mazzata. L'ho fatta solo una volta, la vorrò rifare ora prossimamente. E insomma va bene anche da quel punto di vista. Ora, io saluto quelli che volevano solo sapere come va la dieta e come va l'allenamento e mi dedico a tutte le altre persone che devo ringraziare perché sono passati 2 mesi da quando è successo il patatrac e ho ricevuto tanti di quei messaggi privati, ma tanti, io non lo so, non ho mai ricevuto così tanti messaggi privati. Da quando ho aperto il canale, dopo un video. Il video in questione era l'ultimo video di aggiornamento e cambiamenti. Siete stati carinissimi, troppo, 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 io devo ringraziarvi. E ancora ora che è passato un mese e mezzo da quel video lì, mi continuate a chiedere come sto e continuate a fare un discorso che a me fa tanto piacere, però devo dirvi, cioè devo dirvi una roba, nel senso che tante persone mi scrivono dicendomi io ti stimo perché hai superato bene la cosa e vorrei che riuscire a fare come te. Perché dicono così? Perché in quell'aggiornamento lì io cercavo di farmi forza essenzialmente, cioè ero molto convinta, molto carica, lo ero davvero, non è che stessi mentendo a voi. Probabilmente mentevo a me stessa per stare un pochino meglio, cioè cercavo di darmi forza, ho fatto tutti quei progetti che sto cercando di mantenere comunque, cioè li sto mettendo in pratica tutti. Ma anche se in quel video sono molto forte, in questi 2 mesi io sono stata da cani e mi dispiace doverlo dire ora, ma è così, cioè nel senso uno deve essere anche onesto e non sono stata forte come pensate. Per niente, per niente. Anzi, sono stata molto debole, molto. E sotto più punti vi di vista, cioè dal punto di vista fisico, mi sono abbattuta. Mi ha fatto ridere quando Valentina ha detto che a lei, in un momento di stress molto più giustificato del mio,
aveva avuto un herpes, due herpes, insomma. Il giorno dopo che ho girato il video cambiamenti, io ne avevo tre di herpes, io ho ancora i segni, cioè io ora non mi avvicino, non so se si vedono, cioè ho ancora sono tutta coperta col correttore, però avevo tre herpes e non mi è mai successo in vita mia, giusto per farvi capire. Io da dicembre già le cose andavano un po' male, io non ho più avuto il ciclo, per farvi capire che non stavo proprio bene, stavo di merda, ecco, diciamo così. Ero stressata, ero depressa, ho avuto momenti in cui non sapevo dove sbattere la testa e non mi sono data per vinta, non ho abbandonato tutto come avete pensato, cioè non ho girato pagina subito, cioè, ho supplicato, mi sono umiliata letteralmente, non mi sono data per vinta, non sono riuscita ad accettare quello che stava succedendo. E quindi quando voi mi scrivete che sono stata brava, che sono stata forte, io mi sento una merda perché ovviamente vi rispondo: no, guarda, sto di merda. Oppure no, guarda, io ho cercato di prenderla in modo positivo, però in realtà è stato difficile, è stato difficilissimo per me, difficilissimo. Ultimamente, mi pare un paio di settimane fa, c'è una ragazza che seguo che ha fatto un video. Si chiama Meren, io non riesco mai a dire il suo nome. Si chiama Meren Van Verbardamir, una roba così, scusate la pronuncia. Fra l'altro io l'adoro, ma non, io dico Mer quando parlo di lei, quindi non mi viene proprio da dire il suo nickname. Comunque vi metto il link a quel video sotto qui. In quel video lei fa una riflessione che a me ha fatto pensare molto. Lei dice una cosa come tipo questa. Ora lei lo dice molto meglio, quindi andate a vedere il suo video che è molto meglio. Lei in questo video fa questa riflessione, dice: tu puoi cavalcare, se ci tieni, un cavallo che è stramazzante, che è morente fin quando vuoi, puoi cercare di cavalcare fino a quando vuoi, ma quando il cavallo crolla a terra e non ce la fa più, a un certo punto devi realizzare che è morto. E devi realizzare che stai cavalcando un cavallo morto. E quando tu in quel cavallo ci hai puntato tanto, quando ci hai puntato davvero tanto, e è difficile accettarlo. Io ancora adesso non lo so se l'ho accettato del tutto che il mio cavallo è morto. Perché anche se tutti ti dicono: guarda che è morto, devi smetterla. È difficile perché quando tu punti tanto su qualcosa, poi è complicato arrendersi all'evidenza che hai puntato su qualcosa che per quanto tu voglia non puoi far andare avanti da solo. Cioè, capito? Non so se mi sto spiegando come sto ora. Ora sono in quel momento in cui ho purtroppo realizzato che il cavallo è morto e che nonostante io ci provi in tutti i modi è morto e non ne posso più ricavare nulla, insomma. E sto cercando di realizzare questo e sto cercando di accettarlo, perché un conto è realizzarlo e un conto è accettare che sia veramente così. Perché spesso quando si è troppo vicino ad una situazione, quando si è puntato troppo su una situazione, non si riesce ad accettare di aver sbagliato, cioè bisogna avere un certo coraggio nel farlo. E io non so se ce l'ho, non so se sono ancora arrivata a quel punto. Comunque sto meglio, se la domanda che è la risposta alla domanda che mi porgete più frequentemente, sto molto meglio, molto meglio. Ho smesso addirittura di piangere, mi è tornato il ciclo. Yeah! Ero tipo in paranoia, pensavo tipo di essere diventata sterile totalmente, ero totalmente paranoia. È tornato. Fisicamente sto meglio, mi sento molto più sicura di me e sto accettando, se non il fatto che il mio cavallo sia morto, il fatto che io merito di più. Cioè, io penso che le persone che ti vogliono bene non vogliono che tu stia male. È questo. Io merito di stare bene. Ho realizzato questo e è una cosa scontata, è molto banale,
Però è una cosa che delle volte si perde di vista e io l'ho perso totalmente di vista. Cioè io ho incominciato a tenere più a qualcun altro piuttosto che a me e sarei stata disposta ad accettare qualsiasi condizione. Ed è sbagliato, molto sbagliato e me ne sono resa conto. E quindi ora sto nella fase egoistica dell'egoismo o dell'amor proprio, chiamatela come volete. E sto cercando di fare tutto quello che mi fa star bene, e pensando soltanto al fatto che la persona importante in questa situazione sono io, perché comunque sono una brava persona, ed è strano dirselo da soli, però io mi sento di essere una brava persona, merito qualcuno che mi faccia star bene più che male, diciamo, o comunque merito di essere felice a prescindere, cioè anche da sola, cioè io devo riuscire, e questo è il mio scopo, a essere felice anche da sola e essere felice da sola ed essere soddisfatta di quello che sono da sola come persona, come individuo e questa è la mia situazione. Ho detto anche troppo, probabilmente, però ho detto quello che non che penso, quello che sento, ecco. In risposta, ovviamente risponderò, in realtà sono già a molto buon punto nella risposta dei messaggi privati. Ci sono persone che sono state così carine. C'è una persona che mi ha trascritto una parte di un film, tipo Mangia Pregama, che è stato un amore. C'è una persona che mi ha mandato una poesia. Cioè, io non so come ringraziarvi. Vi ringrazio in questo modo, cercando di essere più sincera possibile con voi. E secondo me ci possiamo aiutare a vicenda, perché la maggior parte delle persone che mi hanno scritto si trovano nella stessa situazione o si sono trovate nella stessa situazione in cui mi trovavo io e quindi insomma cercavano anche loro un po' di supporto, un po' di sostegno e cercavano di avere forza da quello che ho detto nel mio video scorso, che comunque rimane quello che penso. Secondo me dobbiamo crearci dei nuovi progetti ed è quello che sto facendo e andare avanti con altre cose, puntare su altri cavalli magari. O su se stessi. Puntare su se stessi penso che sia la cosa migliore. Basta. Sento rumore di piatti, vuol dire che probabilmente è pronto. Ho una fame che non ci vedo più. Io vi ringrazio per la pazienza, se siete arrivati fino a qua. E spero che di non buttarvi giù con questo video, però mi premeva tanto dirvi come stavo perché innanzitutto sono stata io a raccontarvi un mese fa quello che era successo e quindi a scatenare l'ondata di email e di messaggi privati che ho ricevuto. E quindi mi sembra doveroso rispondere e rispondere con onestà. Spero di aver detto tutto quello che volevo. Marvel grata la porta, ora vado ad aprirle, vi mando un bacione e al prossimo video. Grazie a tutti, ciao!